Buonasera, io mi chiamo Piero Musilli. Questa volta faremo una breve, diciamo più che conferenza, un breve incontro dedicato alla scoperta dei principali tesori presenti nei musei vaticani, anche al fine di... Riprendendo le parole della dottoressa Barbara Iatta, direttrice dal 2017 dei Musei Vaticani, le cui parole sono riportate nello splendido volume eh, del 2019, eh, intitolato Musei Vaticani 100 Opere da Non Perdere, ebbene riprendendo queste parole, questa scoperta dei principali tesori dei Musei Vaticani, anche al fine di comunicare quella bellezza che è veicolo alla conoscenza e all'armonia e alla spiritualità i musei vaticani il primo nucleo dei musei vaticani risale al 1506 con Papa Giro II della Rovere che vide la creazione del cortile delle statue poi denominato oggi il cortile, del Bel, del, il cortile ottagono tra le più cere di Livona in quel momento con la, la statua famosa del eh, ritrovamento, Diciamo i musei vaticani nascono nel 1506 nel cortile ottagono, quando viene portata la statua, diciamo, il di laoconte trovato in quell'anno e che fu costituito, diciamo, il primo, la prima opera, diciamo, presente ai Musei Vaticani. Poi, aperti al pubblico, poi la, la seconda tappa dei Musei Vaticani risale al 1756 con Papa Benedetto XIV, quando viene, viene istituito il museo cosiddetto sacro o cristiano, oggi è denominato cristiano. Ricordiamo che i Musei Vaticani è, appunto, sono declinati al plurale perché abbiamo eh, diversi musei e diverse sezioni dei vari musei. Abbiamo il Museo Gregoriano Egizio, abbiamo il Museo Pio Clementino, abbiamo il Museo Gregoriano Profano, abbiamo il Museo Profano, abbiamo il Museo Pio Cristiano e abbiamo un altro museo cristiano che è denominato Museo Cristiano, appunto. Poi abbiamo la collezione di arte contemporanea. Abbiamo la, pinato, la Pinacoteca, abbiamo il Braccio Nuovo, il Museo Chiaromonti, inoltre poi abbiamo le stanze della Segnatura, non solo della Segnatura, insomma quelle affrescate da, da Raffaello Sanzio per l'appartamento del Papa Giulio II della Rovere e anche eh, l'appartamento la, Borgia affrescato dal Pinturicchio. Ci sono alcune sezioni, dei musei, alcune sezioni, alcune sale dei musei vaticani che non sono accessibili, come dice, o non sono accessibili al pubblico se non su visita speciale, e sono il gabinetto delle maschere, la cappella Niccolina, la scala del Bramante e principalmente queste tre che non sono accessibili diciamo, al pubblico. Quindi, ecco qui i... I papi che, diciamo, hanno contribuito a fondare il Museo Vaticani si parte da Niccolò V, Sisto IV, Alessandro VI Borgia e Papa Giulio II della Rovere. Sono quattro papi legati all'evoluzione del Museo Vaticani e che, come ripeto, sono stati creati nel 1506, aperti al pubblico nel 1771, seppur, come ho citato prima, nel 1756 viene istituito il Museo Sacro o Cristiano da Benedetto XIV. I Musei Vaticani nel il dato del 2019 eh, hanno una visita di circa 6 milioni di, di persone all'anno, abbiamo oltre 200.000 capolavori nelle collezioni, 20.000 capolavori esposti, 7 chilometri di spazio espositivo e abbiamo oltre 750 impiegati. Inoltre, per quanto concerne l'esenzione del Museo Vaticani, <ride> occorre dire che sono il quinto museo più vasto al mondo con circa 43.000 km quadrati e 43 chilometri eh, quadrati o meglio 43 metri. O meglio, mi correggo, scusate. Il quinto museo al mondo con 43.000 metri quadrati, abbiamo il Louvre al primo posto con 73.000, poi abbiamo l'Ermitage con 66.000. Poi il Museo della Cina al terzo posto, con un nazionale di Pechino. Al quarto abbiamo il Metropolitan Museum e il Museo Vaticani. Sono, si posizionano al quinto posto per estensione, per quanto riguarda il percorso che noi possiamo fare. All'esplorazione, un percorso veloce attraverso i Musei Vaticani e alle principali opere. Possiamo, a mio modesto avviso, partire quando si entra nel musei Vaticani? Dal diciamo da, da iniziare con la pinacoteca, perché è esattamente in prossimità dell'ingresso. Questa è, è presa dal questa slide, è presa dal sito internet del Museo Vaticani che raffigura un po' l'elenco delle varie musei e sezioni dei Musei Vaticani. Nel sito web dei Musei Vaticani occorre eh, consiglierei di andare a, a, a visionare le 100 opere, quelle che poi figurano nel famoso libro che ho citato prima, le 100 opere da non perdere dei Musei Vaticani. Il sito internet è anche abbastanza ben fatto, con anche diverse fotografie delle principali opere presenti nei musei vaticani occorre dire un'ultima informazione che il giorno migliore eh, per vedere i musei vaticani non è il sabato ma sono i giorni centrali della settimana martedì mercoledì o giovedì meglio sarebbe il mercoledì perché c'è meno gente il mercoledì ovviamente e poi converrebbe visitarli più di una volta almeno una volta all'anno perché cioè nel senso che in una, soltanto in una tornata non si possono vedere i musei vaticani e le principali opere non si possono vedere assolutamente con una semplice visita questo è il famoso ingresso dei musei vaticani questi è i musei vaticani fotografati da me fotografati dalla, dalla cupola di san pietro e qui si vede in primo piano in basso la cappella sistina e questo rettangolo, ecco i Musei Vaticani, che corrispondono più o meno a questa estensione. Più nella parte in altra sinistra che non si vede, la Pinacoteca. Iniziando eh, dalla Pinacoteca, no, innanzitutto un breve, una breve citazione: che, eh, che poi vedremo sul cortile della Pigna, dove c'è questa famosa Pigna, questa terrazza del Nicchione, sistemata dal Bramante. La terrazza fu realizzata veramente da Pirro Rigorio e comunque poi c'è questa colossale pigna di bronzo che domina il cortile da questa terrazza, eccola qui, vediamo un particolare, di cui eh, fu trovata al Medioevo presso le terme di Agrippa, porta anche la firma di un Publio Cincio Savio, decorava principalmente il Tempio di Iside nel Campo Marzio, e questa qui, questa pigna, che prima era ubicata nell'antica basilica di San Pietro in Vaticano, quella costantiniana, poi è stata portata qui nel 1608, in questo cortile del Bramante, oggi denominato cortile della pigna. E non si sa se Dante Alighieri vide il pignone in questa posizione durante un ipotetico pellegrinaggio per il giubileo famoso del 300, quello di Bonifacio VIII. Ma comunque, eh, Dante cita il pignone in un passo della Divina Commedia nell'inferno, al 31esimo. Al trentunesimo canto. E eccola qua. Tanto per, per riprendere, la faccia sua mi pareva lunga e grossa, come la vigna di San Pietro a Roma. La sua propor proporzione era l'altra ossa. C'è anche una la sfera di a sfera con sfera di pomodoro del, edificata, credo donata al Vaticano nel 1990, cambiametro di 4 metri. Pinacoteca. La Pinacoteca io quindi consigliavo il primo percorso da. La prima tappa da, da, da seguire, diciamo quando si va a visitare i Musei Vaticani, perché, eh, perché esattamente è, la, è il museo più vicino all'ingresso, e quindi mh, occorrerebbe, a mio modesto avviso, eh, vedere la Pinacoteca e poi vedere altri due musei, due piccoli musei che vedremo dopo. La Pinacoteca ovviamente è complicato e lungo, non è il caso. Ci vorrebbe una conferenza apposita per vedere i principali quadri presenti della, della Pinacoteca. Qui possiamo ricordare questa famosa sala che qui vediamo dove sono presenti i tre famosi, tre famosi quadri di Raffaello più gli arazzi disegnati da Raffaello e fatti fare in Olanda. Eh, questi arazzi, quelli più preziosi, sono presenti qui, altri sono presenti nella Galleria degli Arazzi che è una galleria di passaggio perché ai musei vaticani ci sono dei passaggi obbligati da... da a percorrere e che porta a tutte le altre sezioni. Questi, di questi tre famosi quadri il più importante è quello al centro, molto grande, che Raffaello ha fatto credo poco prima di morire, forse la sua ultima opera, che è la Trasfigurazione. Eccola qui la Trasfigurazione, molto bella. Questo è il particolare di Gesù e a destra forse, questa è un po' una curiosità, forse è il volto di Giulia Farnese, quella, la donna, la ragazza che era diciamo, l'amante del Cardinale Borgia che poi diventò Papa Alessandro VI, pare che sia Giulio Farnese. Torniamo alla trasfigurazione, questo è un bellissimo quadro, eh, questo è un capolavoro unico, eh, uno dei pezzi importanti diciamo, della Pinacoteca Vaticana, diciamo così. Poi ci sono anche eh, ah, una citazione su Raffaello, visto che siamo qui, lui è morto a soli 37 anni, eh, la citazione dell'epitafio che presenta presente al Pantheon dove è sepolto Raffaello, da lui... Raffaello, da lui quando visse la natura temette di essere vinta, ora che egli è morto teme di morire. Dopo la trasfigurazione, ricordiamo la Madonna di Foligno, e sempre di Raffaello, dopo la Madonna di Foligno, l'incoronazione della Vergine. Poi ci sono anche la Predella Baglioni, dei, dei, dei frammenti, come dire, delle tavolette. Eh, che facevano parte di una prevella smembrata, detta Palabaglioni, sempre di Raffaello Sanzio. Fede, speranza e carità. Questi sono gli arazzi presenti in quella sala, sono molto belli. Poi, oltre a questi tre quadri di Raffaello, eh, è fondamentale il Museo Vaticani. Ovviamente vedere l'unico quadro presente a Roma, peraltro, che, per chi volesse vedere Leonardo da Vinci a Roma, il San Girolamo, che è un quadro incompiuto da Leonardo da Vinci, che è un quadro molto particolare. Ovviamente poi per ulteriori documentazioni uno può andare nel web, nel, nel sito web dei Musei Vaticani, peraltro, è presente sono presenti per le principali opere delle ottime descrizioni, con fotografie mh, notevoli. Questo è il particolare qui a destra del San Girolamo di Leonardo. Questa è la famosa Galleria degli Arazzi, eh, che appunto sono principalmente esposti qui, però presumo che quelli più preziosi siano esposti nella, nella sala dove sono presenti i tre famosi quadri di Raffaello. E questi razzi fiamminghi sono stati fatti da, da, da questo fiammingo su cartoni di Raffaello, ma alcuni anche dai suoi allievi Sono molto belli, per esempio questa è la Resurrezione, Dopo, dopo Raffaello, dopo Leonardo, la Pinacoteca è da non perdere il trittico Stefaneschi di Giotto. Giotto e aiuti. Questa è, è su due lati. Questo è il lato, quello che, che appena uno entra nella, nella, nella sala, ecco il primo lato. Questo è il retro e questo è il particolare del trittico Stefaneschi qui ingrandisco un attimo perché vale la pena vedere ecco qui il grande Giotto ed ecco diminuendo l'immagine ecco qua No, scusate. Il grande Giotto Volevo far vedere soltanto la crocifissione, eccola qua. Di San Pietro qui a sinistra, a testi giù. Ecco questo era il particolare di Giotto che volevo mostrare anche. Oltre al Gesù, la Madonna col Bambino. Eh, qui si riconosce, è inconfondibile qui, il grande maestro. Ok, poi altri quadri. Ovviamente abbiamo quadri del Beato Angelico, come questa Madonna col Bambino. Abbiamo Benozzo Cozzoli. Una cosa poi. Per, per, per discernere, diciamo, i quadri più importanti, ma questo vale anche per tutte le altre opere, tra quelle minori e quelle più rilevanti, a volte eh, o si trova questo simbolo del, della guida dell'auricolare che si può prendere a noleggio lì ai musei Vaticani, oppure talvolta, come ad esempio vedremo, vedremo a breve, c'è proprio una maggiore didascalia e descrizione e a volte figura, figura la dicitura tra le cento opere. Da non perdere. Ecco, questo potrebbe essere un suggerimento per, per colui il quale va a visitare i Musei Vaticani. Abbiamo un, un riposo durante la fuga in Egitto del Barocci, un'Annunciazione. Poi, e poi, e tra i quadri importanti, abbiamo anche un Caravaggio, un Caravaggio molto bello e particolare che era la Deposizione dalla Croce. E questo famosissimo quadro è un quadro che, che, che è uno dei più bei quadri del, del, del caravaggio guardate i particolari qui volevo sottolineare ecco il particolare del cristo cioè di gesù che, che con le dita tocca con due dita anzi con un dito ma in genere qui eh, sono dei particolari che solo il caravaggio Poteva, ecco guardate quest'altro un'altra opera importante della Pinacoteca è questa qua e pure questa figura tra le più importanti come dire delle opere da non perdere il giudizio finale siamo qui tra la fine dell'undicesimo e la seconda metà del dodicesimo secolo c'è un problema sulla datazione niccolò e giovanni giudizio finale questa è considerata un'opera importante. Ecco il particolare di Gesù. Poi volevo ricordare un qualche quadro di Carlo Crivelli, come la Madonna col Bambino, con questo splendido abito. Inoltre, abbiamo Filippo Lippi. Abbiamo Giovanni Bellini il compianto sul Cristo morto, Giulio Romano l'incoronazione della Vergine, detta anche la Madonna di Monteluce. E poi abbiamo un altro famoso quadro, eh, a parte la deposizione della croce del Cristo: questa famosa crocifissione di San Pietro di Guido Reni. Questo qui è, lo eseguì all'inizio del Seicento, dal 1604 al 1605. Eccolo qui, il particolare. Una foto l'ho tratta da Wikipedia, questa a destra, questa a sinistra l'ho trattata io lo scorso anno e questo è un altro di quei famosi quadri presenti nella Pinacoteca. Abbiamo una comunione di San Girolamo del Domenichino e poi in una sala abbiamo il grande Merozzo da Forlì con, con questi 14 frammenti eh, che mh, corrispondono a angeli musicanti, cherubini e teste di apostoli. Questi qui sono dei frammenti di affreschi molto belli. Guardate ad esempio un angelo che suona il liuto. Ora vi faccio vedere, questo forse è uno dei, dei 14 frammenti più belli. Qui si può, venire, si può vedere benissimo la bellezza di questo di questo affresco. Questi sono altri sempre di Melozzo da Forlì. Poi abbiamo quest'importante quest'altra importante opera di Melozzo da Forlì che è il Papa Sisto IV che nomina e platina il prefetto della Biblioteca Vaticana. Questa è considerata un'opera importante, diciamo. Poi tralasciando anche Carlo Maratta, perché questo questo volto del Papa Clemente IX è molto bello. Abbiamo un Nicola, il martirio di Sant'Erasmo del Poussin. E poi all'ultima all sala della Pinacoteca abbiamo anche La Dama ed Eva nel Paradiso Terrestre di Peter, di, di, Peter Wenzel, di Peter Wenzel. Il Paradiso Terrestre, eccolo qua. Poi per concludere, anche se attualmente è in restauro, credo perché non era presente l'ultima volta, le osservazioni astronomiche di Donato Credi con questi, con questi piccoli quadri, eh, sono otto, con le raffigurazioni della Luna, della Luna, della mezzaluna e nonché di Saturno, Giove, eccetera. Quindi dicevo, dopo la Pinacoteca, a fianco alla Pinacoteca, quindi non lontano da questa Pinacoteca, possiamo vedere adesso due eh, musei. Ricordiamo che prima ho detto che esistono due musei profani e due musei cristiani. Uno si chiama in questo caso, che adesso vedremo qualcosa, il Gregoriano Profano, e poi c'è il Museo Profano, che è in prossimità alla fine verso l'uscita dei Musei Vaticani. E I due musei cristiani, poi vedremo questo Museo, eh, eh, museo Pio Cristiano, dopo questo Gregoriano, che ora vediamo, e poi. In seguito vedremo il museo cristiano vero e proprio, cioè vero e proprio l'altro museo cristiano. Questo museo Gregoria, gregoriano profano che è vicino alla Pinacoteca, uscendo. Eccolo qui, questa è la sala, adesso sarebbe un po' lungo eh, diciamo descrivere tutto quello che qui è presente. Io, io mi, mi, mi limiterei soltanto a ricordare questo bellissimo mosaico poli, policromo della, del III secolo d.C. E poi statue come Pan Ninfa, un togato, e poi soprattutto lì è presente, a parte dei pezzi che provengono dal Partenone, dei piccoli pezzi dal Partenone, è presente il famoso busto che si trova in molti libri di storia, che è il ritratto di Gilo Cesare, il cosiddetto Cesare Chiaramonti. No? Eh, questo busto di Gilo Cesare adesso è stato da poco ricollocato là, nel Museo Gregoriano Profano, e questo eh, non è che ce ne non, non sono molto numerosi i busti di Giro Cesare, questo è quello uno dei più famosi, il Cesare Chiaramonti, dal nome, ok, abbiamo anche una Frodita accovacciata e così via, e tra l'altro abbiamo anche un bellissimo mosaico che è questo, sempre in questo museo profano, con queste maschere teatrali. Per quanto concerne il museo profano, seppur quello che adesso sto per far vedere, che sono eh, appunto i mosaici che provengono dal termine di Caracalla, cioè con gli atleti, i famosi mosaici degli atleti, con, con pugili, lottatori, eccetera, eccetera, eh, nonostante qui. Dovrebbe rientra, rientra appunto nel museo profano, però è ubicato all'estremità, alla fine del museo cristiano che ora vedremo. Questi sono i mosaici appunto provenienti, guardate, sono diversi, molto belli, provenienti dalle terme di Caracalla. Dicevo, a fianco al museo gregoriano profano abbiamo questo museo Pio Cristiano, dove ripeto, all'estremità del quale troviamo questi atleti di, di, provenienti da termini di Caragalla. In questo museo pio cristiano è famoso per i sarcofagi, come questo dei due fratelli, ed è famoso per la statua del buon pastore che adesso vi mostrerò. Questo, questi sono famosi sarcofagi, molto, sono delle vere e proprie opere d'arte, eh, veramente molto belli. Questo è quello dei due pastori, quest'altro è quello di Bethesda. Guardate. Poi ci sta quello del passaggio del mar Rosso, che è questo. Questi sono i più importanti. Quello di Giona, Giona che venne inghiottito dalla balena: in questo caso è un mostro marino, un serpente marino. Eccolo qua il particolare anche di questo bellissimo sarcofago. E, e poi c'è questa statua del buon pastore, molto bella. Eccolo qua. E infatti, eh, come dicevo prima, nelle opere più importanti a volte c'è una descrizione più completa. Cioè, mentre, ad esempio, come questo sarcofago di, di Via Salaria, c'è una didascalia simile a questa, nel caso del Buon Pastore che è questo, noi abbiamo questa scheda quando al Museo Vaticani si vede questa scheda un po' completa in un formato grafico simile a questo ecco significa che eh, questo dà, dà importanza all'opera e diventa un'opera rilevante e a volte come dicevo prima c'è anche scritto tra le cento opere da non perdere di fronte ad alcune opere ovviamente questo è il famoso monogramma cristologico sempre lì al Museo Cristiano eh, dicevo, e poi uscendo si arriva al cortile della Pigna, si attraversa, anzi, si attraversa, sì, in parte e, e si entra nel Museo Chiaramonti. Il Museo Chiaramonti sono moltissime statue, eh, è impossibile, è impossibile, cioè, ne citiamo soltanto qualcuna, eh, ad esempio, sottolineerei ecco questa statua di Atena, ecco, molto bella. Del primo secolo dopo Cristo, oppure i due coniugi Catone e Porzia, del primo secolo avanti Cristo, guardate che belli i due coniugi, queste sono state molto famose. Oppure il ritratto di Commodo Giovane, no? il figlio di Marco Aurelio, diventato famoso come è noto anche dopo il film Il Gladiatore. o abbiamo anche un ritratto del mm, cosiddetto Cicerone, ecco, dalla Villa dei Quintili. E in questo museo Chiaromonti, in questa lunga galleria, abbiamo Tiberio. Il ciclo dinastico di Veio, l'ispiratore Claudio. Guardate per esempio questi busti di queste donne con queste pettinature. E poi abbiamo quello che è considerato un capolavoro, anche qui ecco, vedete la differenza fra questa didascalia che io ho fotografato al Museo Vaticano, come questa statua di Ercole, invece, dove c'è quest'altra opera, sempre Ercole con Telefo Bambino, qui oltre a di Tascalia c'è questa descrizione diciamo più, più grande a sottolineare l'importanza dell'opera. Poi Abbiamo questa bellissima musa, questa qui è probabilmente la musa della Polimnia, la musa della poesia sacra, una statua simile a questa, vale la pena di vederla anche a al museo, alla sezione dei Musei Capitolini che sta nella centrale Montemartini in via Lostiense. Ostiense, anche lì c'è una, una statua di, di, della musa Polimnia, della musa della poesia sacra, che è simile a questa, sono tutte e due molto belle. Ovviamente, vabbè, nel Museo Chiaramonte abbiamo anche un ritratto di Caracalla e un'erma di Platone. Nel Museo Chiaramonti si entra nel braccio, nuovo, nel braccio Nuovo, che è molto bello. E qui ci sono state di un'importanza. Ecco, guardate la bellezza sia della, della volta sia dei pavimenti del Braccio Nuovo. Ad esempio, pavimenti come questi, questi mosaici antichi. qui Di statue importanti ce ne sono tante. La più importante è la statua d'Augusto, trovata a. Nella villa di Livia della moglie d'Augusto a Prima Porta, la statua d'Otto Augusto a Prima Porta, che è questa qua. Questa statua è quella famosa che in genere eh, si figura nei libri di storia. Ecco, figura in genere o questa oppure la statua dell'Augusto di via L'Abbicana con il velo da Pontefice Massimo. Quella statua che è stata trovata in Via e che si trova attualmente al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo a Roma, vicino alla stazione Termini. Questa statua, invece, altrettanto famosa come quella, è appunto l'Augusto di Prima Porta, trovato nella Vita di Livia. Ecco la ricostruzione: a, a sinistra la Lorica di Augusto, una statua alta circa due metri, e a destra, sempre al Museo Vaticani, si può vedere. Come era all'epoca la statua, come era colorata all'epoca questa statua, e questa riproduzione è presente eh, uscendo dalla Pinacoteca. Questa è la sessione della Lorica, dove si vede il sole, la luna. Ecco, questo comunque si può trovare tutto nel web. Tutte queste descrizioni. Poi ci sono tante statue in questo braccio nuovo, come l'Amazzone Ferita, come l'Atena Giustiniani, la Cariatide, e così via. Esculapio, ovviamente e poi c'è questa statua che è il Nilo, molto bella, con sempre nella sala accanto al Nilo questi pavoni in bronzo, la pudicizia. Diciamo che, eh, ah, e poi ovviamente non poteva mancare l'imperatore Traiano che come è noto sotto Traiano noi abbiamo la massima estensione dell'impero romano, questo generale eh, credo, sì, un generale spagnolo che è diventato imperatore, eccetera. Dopo il, eh, dopo il braccio nuovo io consiglierei questo per avere una eh, per non eh, anche perché è di strada, ecco, diciamo così, si sale di un piano e si va al Museo gregoriano egizio. Qui cercherò di essere molto veloce. Al Museo egizio abbiamo tante cose importanti, come ad esempio questo naofaro vaticano. Eh, come vedete anche qui c'è la targhetta grande che spiega in italiano e in inglese la statua celebre, eccetera, eccetera, di questo tesoriere del re del Basso Egitto. Stiamo parlando del 664-525 a.C., quindi ventisesima, tra ventiseiesima e ventisettesima dinastia, Noforo Vaticano. Nel museo, nel, nel museo, nel museo appunto egizio si vedono va, vari sarcopagi come questo di Amenhotep, di Diemut, il sarcofago questo qui è importante, è considerato il sarcofago di Diemuth. E poi inoltre al Museo Vaticani può ammirare uno una mummia, questa viene da Debe della ventunesima dinastia. Poi può murare quest'altra opera importante, la, dama cosiddetta, la cosiddetta Dama del Vaticano. Vi faccio vedere questa immagine. Guardate che bella la pittinatura, questa splendida donna, donna del passato, dell'antico passato, come ad esempio il ritratto del, del Fayum, del giovane uomo. Anche questo è molto, molto famoso. E risale al primo quarto del IV secolo dopo, dopo Poi abbiamo... Abbiamo il famoso eh, Osiride, anzi, il famoso statua di Osiri Antino Antino che era l'amico di Adriano dell'imperatore Adriano, e qui abbiamo molte statue importanti, tra cui cito questa tuia, la regina tuia. Guardate qui la statua è molto, è molto grande. Questa è una persona qui sotto, una mia amica. E questa regina tuia è considerata. Questa statua è considerata un'opera importante. E poi abbiamo anche Abbiamo anche un'altra cosa importante. Eh, questo qui dal serapeo di Villa Adriana Tivoli, queste statue. come questa di Osiri Apis, di fronte, no? Ebbene, eh, poi nel passare nell'uscire dal museo etrusco, e, eh, scusate, nell'uscire dal museo egizio e per recarsi nel, nel vicino museo etrusco. Occorre per forza passare nell'unica sala, che è la sala nona, dove sono presenti i rilievi e iscrizioni dei palazzi assiri. È una piccola sala, però con cose importanti. Potete vedere la descrizione del sito internet se siete interessati a questi rilievi dei palazzi assiri. Potete vedere la descrizione del sito internet dei musei vaticani. E' è ben fatta. Adesso l'unica cosa che posso far vedere... Per motivi di tempo, questi cadaveri galleggianti su un fiume dopo una battaglia, e questo viene dal regno di Asurmipa nel 640 avanti Cristo. Quindi dicevo, passiamo al museo gregoriano etrusco. Il gregoriano etrusco, ecco qui una panoramica d'insieme, questa è la prima sala. Al centro, noi adesso vedremo. Il famoso pezzo importante della sala, infatti, non è un caso che è stato posizionato al centro della sala, che è il Martedì Todi. Prima di vedere il Martedì Todi, soltanto una cosa: dal museo, e vorrei ricordare soltanto che da questo museo etrusco si vede uno splendido panorama su tutta Roma e che negli ultimi anni sono state aperte delle nuove sale. Ecco, queste sono le due finestre su tutta Roma. E uno splendido panorama ecco qui questo è il Marte di Todi parliamo della fine del V secolo a.C. trovato a Todi in Umbria una statua di bronzo ecco le, le, le parole non servono più basta vedere la bellezza di questa statua il particolare Oltre al martedì Todi, un altro pezzo importante del museo etrusco è questa anfora attica a figure nere firmata. E questa è famosa perché Perché qui ci sta Achille e Aiace che giocano a dati o un gioco simile a quello dei dati. Ecco il particolare di questa celebre, di questa celebre appunto, anfora. Questo è il particolare. Questo è un pezzo molto importante del Museo Vaticani, ovviamente, eh? de, de museo, del, museo Etru, del museo appunto etrusco dei Musei Vaticani. Beh, poi ci sarebbe il Putto Carrara, una statuetta del Putto Carrara, e voglio ricordare il Putto Graziani, dunque, questo è il Putto Graziani e questo è il Putto Carrara. Poi ovviamente nelle vetrine ci sono anelli, gioielli, cose incredibili, questi orecchini a grappolo splendidi che provengono da Vulci, parliamo della metà del IV secolo a.C. Poi una semplice curiosità, poi inoltre c'è questo bellissimo monumento funerario in terracotta, Done Morente, 200, circa 280-200 a.C., una coppia di leoni e poi la cosa importante, beh la cosa importante è che nel museo etrusco c'è poi la, le sale dedicate, la sala dedicata alla tomba Regolini galassi dal nome di coloro i quali scoprirono questa tomba, a Cerveteri, e qui ci sono dei gioielli come questi due bracciali in oro e gioielli vari, collane, tra cui una particolarità, una, una delle tante queste sono delle, delle fibule. E spille cibule, tra cui ho visto questa spilla con la svastica, eh, con la svastica sia in senso anti-orario sia in senso orario. E poi l'altro pezzo importantissimo della tomba Regolini Calassi è questa grande figura in oro da parata, veramente molto molto bella, che risale a circa tra il 675 e il 600 a.C. e oltre a questa fibula d'oro da parata, l'altro l'altro, diciamo, opera importante è questo pettorale in oro, sempre della tomba Regolini Galassi. E ora la parte importante, diciamo il nucleo, perché nel Museo Pio Clementino Fa parte anche il cortile Ottagono, dove è nato il primo nucleo dei musei vaticani, ripetiamo nel 1506, quando venne ritrovato proprio in quell'anno il Lao Conte in una vigna sul Colle, diciamo, su Colle Oppio. Questo museo Pio Clementino, ora vediamo velocissimamente, proprio nel percorso obbligato che uno può fare la sala a croce greca, ecco la sala, molto bella, perché è importante. È importante perché abbiamo a sinistra il sarcofago di Sant'Elena, madre di Costantino, a destra il sarcofago di Costanza e al centro un bellissimo mosaico, anche il mosaico detto dell'Atena, però ci sono anche dei temi astronomici, perché qui ci sono le eclissi e così via. Adesso faccio vedere questo bellissimo uh, sepolcro appunto di il sarcofago di Sant'Elena in porfido rosso pesantissimo per trasportarlo pare che ci, vo... ci che, che dovre... dovessero impiegare 30 o 40 buoi pesa moltissime tonnellate molto bello guardate guardate il particolare di questo sarcofago di, di, di Sant'Elena è bello anche quello ovviamente di, di Costanza, seppur meno diciamo importante. Da questo vestibolo eh, si passa al gabinetto della Poxiomenos, da cui il nome della statua. Questa è una piccola curiosità. Noi stiamo qui nel gabinetto, e questa è, è qui il gabinetto della Poxiomenos e qui eh, è interessante perché ha abitato Leonardo da Vinci quando è venuto a Roma. Questo è il cortile della Pigna, con la pigna e il nicchione, no? Infatti eh, questo è il museo etrusco, noi adesso ci troviamo qui, qui, qui abbiamo visto appunto la sala del, del, col sarcofago di Sant'Elena di Costanza, il famoso mosaico dell'Atena, e qui ora siamo nella sala dell'Apoxiomenos che è questa qua, e l'Apoxiomenos, eccola qua, una, eh, eh, questa qui deriva, del, deriva dal verbo detergere perché l'atleta, questo è stato trovato in vicolo dell'atleta a Trastevere è raffigurato mentre con lo strigile nella mano sinistra sporta la sabbia e l'olio dal braccio destro dal braccio destro disteso qui stiamo parlando della prima metà risalente alla prima metà del, del primo secolo dopo Cristo, è una strada molto bella è una strada molto molto bella eh, di fronte c'è anche questa, anche questa questa vasca romana che forse era, era chissà se viene, mi hanno detto dalla Domus Aurea non, non, è, non ne si è sicuri. Ecco qui il particolare della poxiomenos. A sinistra la poxiomenos e qui c'è la targa dove c'è scritto che Leonardo da Vinci ha risieduto più o meno in, nella sala, in queste sale, quantomeno in prossimità di questa sala, ecco. Dall'Apoxiomeno, dalla sala dell'Apoxiomenos dell'Atleta, se andiamo nel cortile ottagono, ecco il cortile ottagono che è il nucleo, quello storico del 1506, dove il Papa, appunto, dove i papi iniziarono. Giulio II della Rovere iniziò, diciamo, la sua collezione, diciamo, delle opere dei Musei Vaticani, che poi andarono a costituire i Musei Vaticani, eh, che, come ho detto prima, poi vennero istituiti nel 1771. Ape scusi, vennero, vennero aperti al pubblico nel 1771 i musei vaticani, ma nel 1756 venne eh, istituito il primo nucleo dei musei vaticani da Papa Benedetto XIV, eh, il famoso museo sacro o cristiano, oggi è denominato museo cristiano, però nel 1506 il, il l'Auconte viene portato, non direttamente qua però qui diciamo siamo nel, nel nucleo storico dei musei vaticani in questo cortile ottagono dove abbiamo ovviamente come abbiamo accennato il Laoconte che era famoso questo gruppo scultore dall'antichità per caso in gennaio 1506 in una villa di Colleoppio di proprietà di Felice De Frevis che peraltro le cui le, le, le cui ossa sono sepolte nella chiesa di Santa Maria della Racele lì a Piazza Venezia e stato trovato nelle vicinanze della Domus Aurea, sul au Questa è la lastra la, la tombale di, di Felice De Fredis, lì appunto, in Santa Maria della Racelli Ecco il Lauconte forse partecipò lo stesso Michelangelo quando venne rinvenuto il Lauconte in questa vigna e lui con il cavallo subito corse. Probabilmente era assieme al suo amico Giuliano Sassangallo e corse appunto a, a vedere a la scoperta. L'Auconte ne parlava già Plinio nella storia naturale, nel libro XXII. Ci sono stati molti restauri dell'Auconte, da Baccio Bandinelli, Montorsoli: primo fu il grande Montorsoli, ecco i particolari dell'Auconte, punito dagli dei. E qui tutta la storia è interessante, uno la può a leggere sul cavallo di Troia, perché lui non si fidava e lui diffidava e pensava che il cavallo di Troia, appunto, era un trabocchetto e così via. E viene punito dagli dei, lui e i suoi figli, e divorato da questi serpenti o mostri marini. Ecco il particolare molto bello di questa statua, di questo gruppo scultoreo. Questo è il braccio Pollack, perché Pollack rinvenì il braccio dell'Augonte. All'inizio non venne creduto, poi lo rinvenì è eh, eh, il braccio del, del Conte poi venne rimesso sul, sulla statua. Sarebbe lungo parlare di tutti i restauri che ha avuto questa statua. Beh, questo per esempio c'è una similitudine tra la testa dell'Aulonte e questa testa di Ulisse del gruppo scultoreo di Ulisse che acceca Polifemo, il cui gruppo scultoreo è, è nel Museo Archeologico di Sperlonga. Ora vi faccio vedere l'immagine completa, guardate la somiglianza Lau Conte e a destra l'Ulis del gruppo scultoreo. Questa è, è l'opera che è presente nel piccolo nel Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga. Ah, è importante nel Cortile Ottagono un'altra statua veramente di una bellezza unica tra le statue più belle del mondo, insieme alla vita di Michelangelo, insieme forse anche al... Anche al appunto, appunto all'Auconte è questo Apollo del Belvedere. Questo Apollo del Belvedere è una statua meravigliosa. Attualmente è in restauro. Attualmente è in restauro. Eccolo qui. Questa celeberrima rimastata statua. Questo è, è sempre nel, nell'ottagono c'è cioè questa divinità fluviale l'Arno. Prima abbiamo visto la divinità fluviale il Nilo che presenta il braccio nuovo. questa è l'Arno. È una splendida statua questa qua. Guardate il particolare. Il particolare. Poi nel cortile appunto ottagono ci sono altre state importanti, adesso non possiamo vederle tutte. Cito l'Hermes del Belvedere velocissimamente. E poi non possiamo non ricordare il perseo trionfante, in questo caso del Canova. È del Canova. Ok, è realizzato in pochi mesi tra il 1800 e il 1801, il perseo trionfante del Canova. Abbiamo una Venere felice, abbiamo una famosa statua. Questa Venere è abbastanza famosa.